La fotografia del degrado che offre Napoli e la sua provincia dopo la pausa estiva, la riapertura della città e della futura città metropolitana. Tre esempi, l'anfiteatro Flavio Pozzuoli, il più importante anfiteatro, quello conservato meglio del Colosseo, non può ospitare più spettacoli teatrali perché gli spalti sono cadenti, il maschio... Angioino offre un panorama con baracche, senza parlare poi dello scandalo del terreno di gioco del San Paolo. E so, questo l'argomento d'apertura della nostra conversazione con Luciano Schifone, consigliere regionale del PDL, delegato del presidente allo sport e spettacolo, nonché presidente del tavolo di partenariato economico sociale. Ecco anche da ex assessore regionale al turismo è un'immagine, una fotografia deprimentissima Sì, in realtà ci sono molti aspetti controversi e certamente non, non positivi della nostra città a cui bisogna poi aggiungere anche eh, la faida di Scampia che certo. sta cominciando a, eh, a riemergere è una recrudescenza eh, molto pericolosa eh, quindi occorre mh, davvero una Uh, un, un intervento molto più radicale, molto più uh, attento alle condizioni della città che non soltanto queste immagini di facciata di, di questo lungomare che poi in inverno la terrazza sul mare per il tennis. Sì, sono cose certamente interessanti, importanti, ma che poi devono avere un contesto diverso, molto più, molto più curato e molto più diciamo, organizzato in maniera tale da poter offrire delle risposte migliori ai turisti e anche naturalmente alla, viva, alla vivibilità quotidiana dei, dei cittadini. Quindi da questo punto di vista c'è ancora molto da fare e bisogna fare poco possibilmente poche chiacchiere e molta eh, attività, eh, tenendo conto che cioè, noi abbiamo un patrimonio artistico e archeologico eh, notevolissimo e quindi è evidente che ci sono delle difficoltà enormi anche dal punto di vista dell'impegno economico, ma eh, non per questo non bisogna lavorarci perché quella è la miniera vera della nostra eh, possibilità di sviluppo in Campania. Ecco, l'Anfiteatro Flavio, tu da assessore regionale tra i primi atti e assessore regionale al turismo andasti in visita al Rione Terra in fase di rinascita, anche il Rione Terra è stato un tantino dimenticato. Sì, ci sono delle, delle esigenze di carattere economico che purtroppo in questo momento sono di difficile reperimento, quindi i lavori stanno andando un po' a rilento, la Regione ha fatto un ulteriore sforzo recentemente stanziando altri 8 milioni di euro. Per continuare i lavori, naturalmente purtroppo si tratta di opere eccezionali di siti davvero unici al mondo, lì c'è una, una concentrazione che non si vede in nessun'altra parte del mondo tre civiltà una sovrapposta all'altra, quella, quella greca, poi quella romana, poi quella medievale e poi quella attuale naturalmente che sono state tutte rimesse in una condizione di, di fruibilità eh, davvero è encomiabile da parte stato che però richiedono un intervento costante e anche eh, molto eh, oneroso dal punto di vista economico. Eh, quindi diciamo, l'obiettivo e la, la speranza è quella di riuscire a utilizzare al meglio i fondi europei per poter ottenere eh, questo tipo di recupero che poi ha un, un, un frutto successivo e futuro. Ecco, chiudiamo quest'argomento con un riferimento alle polemiche relative alla piedigrotta di quest'anno, una festa da seppellire, da dimenticare, c'è cioè stato Pino Moris molto duro nei riguardi dell'amministrazione comunale. Sì, in realtà diciamo, quest'anno la festività di ruta è stata assolutamente trascurata e poco, poco assistita dal, 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 dal Comune. In realtà si è ridotta soltanto a qualche illuminaria e pur avendo avuto, devo dire, un finanziamento. Discreto da parte della Regione, sono circa 240 mila euro che sono stati investiti e erogati al Comune di Napoli per questa, per questa ricorrenza, che è una ricorrenza molto complessa, devo dire, perché si tratta di una antichissima festa della storia e della tradizione napoletana, che è però difficile da far, da far, da far rivivere per lo meno nei termini, nei modi che in cui non l'abbiamo conosciuta, quelli che hanno più o meno la mia età, la nostra generazione, che hanno vissuto anche l'ultima fase diciamo, trionfale della Piedigrotta, che si può far scendere al periodo laurino, Insomma, in realtà è qualche ricordo così... Ma... È stato anche di cambio generazionale. Sì, sì, quindi, ecco, però quel tipo di, eh, di festa così genuina, così... Eh, eh, così, pervasiva che, che, eh, che invadeva tutte le strade di Napoli, che, invadeva, che, che, che coinvolgeva eh, tutti gli strati della popolazione, dal, 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 dal più povero al più ricco, che coinvolgeva tutti i stradi. È, è un clima che è difficile far, far ritornare. Certo non c'è dubbio che. Eh, la, la piedi grotta si muove intorno uh, a, a, a due fattori essenziali, quello religioso e quello uh, della musica, della, della carola e naturalmente con il coinvolgimento popolare. Questi sono gli elementi fondamentali, se non si riesce a mettere insieme questi elementi, non è la piedi grotta che, che conosciamo. In tutto questo però mi fa piacere sottolineare. Eh, un'iniziativa che da 30 anni porta avanti Benedetto Casello nella sua chiesa, nella chiesa di Piedigrotta proprio, eh, dove ogni anno puntualmente il 10 settembre eh, viene svolta una, um, un, un ricordo che si chiama Serenata alla Madonna, che è una, una manifestazione eh, di omaggio alla Madonna di Pitigotto, davvero molto sentita, eh, molto raffinata, molto musopello, con artisti che vanno lì eh, generosamente, gratuitamente, si offrono per quella serata, con, eh, rievocando il senso vero della nascita di quella chiesa e quindi del, del, del culto, della devozione dei napoletani verso la Madonna di, di Piro quindi una, una serata molto bella a cui io partecipo ormai da una, da una quindicina d'anni quando sono a Napoli naturalmente e invito i napoletani a, a ricordarlo il prossimo 10 settembre di andarci perché veramente è una, una, una serata molto molto particolare un luogo tra sacro e profano ricordiamo nell'antichità il ruolo che svolgevano i sacerdoti di Priapo verso le napoletane infertili ma lasciamo stare per piedigrotta anche festa dei coppoloni c'è cioè chi in italia i coppoloni li sta facendo da parecchio tempo soprattutto ai lavoratori ora monti ha detto ai sindacati rivolto ai sindacati ha detto bisogna fare altri sacrifici Sì, c'è questo 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 orientamento del, del, del governo a livello nazionale dal, dal suo insediamento che è quello di spremere in qualche modo gli italiani, naturalmente andando a, a spremere laddove c'è un po' di polpa, quindi sul ceto medio. E sui lavoratori dipendenti, dove è più facile riuscire a. Usa l'ombrello di Cesputi, usa l'ombrello di Cisputi, appunto. E quindi c'è diciamo, questo tipo di, di atteggiamento. Che da una parte è giustificata, perché certamente lo Stato italiano ha necessità di eh, tenere con, 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 con rigore. Eh, fermi i conti e in ordine i conti dello Stato perché altrimenti si rischia la bancarotta, si rischia di fare la fine della, della Grecia o di altri paesi che hanno avuto questo triste destino di andare in bancarotta. Eh, però è evidente che non, non si può continuare su questa strada perché altrimenti... Eh, se non, se non, sì, non c'è una, una, una reazione anche sul piano dell'aumento dell del, del prodotto interno lordo, cioè del, del, della ricchezza nazionale, eh, i debiti sovrasteranno sempre anche soltanto in termini di interessi, sovrasteranno sempre le nostre possibilità, e quindi i sacrifici, tutto sommato. Il rischio di diventare sterili è come se noi volessimo riempire con le tasse e i sacrifici il pozzo di San Patrizio. Significa but, insomma, buttare soldi, ma poi alla fine i problemi, i problemi restano. Io penso che il problema di fondo della nostra eh, nazione, finché non si capisce questo, difficilmente si riuscirà a uscire dalla crisi, ma non riguarda soltanto l'Italia, riguarda un po' tutto il mondo occidentale l'Italia in maniera più particolare, è una crisi di produttività. Ecco, questo è il punto essenziale. Se noi non riusciamo a risolvere il problema della produttività, eh, tutto quello che si fa è... Mh, Utile, necessario, indispensabile, ma non risolve il problema di fondo, resteremo sempre nel tunnel e difficilmente riusciremo a uscire. Bisogna trovare la chiave per aumentare la produttività del paese, per essere competitivo rispetto agli altri. Se non riusciamo a essere produttivi e competitivi, eh, anche la lotta all'evasione, anche l'aumento delle tasse, anche la, la, la spremitura del, dei lavoratori non servirà a niente. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Tacquino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.